Questo TGDO è offerto da Spuma di Champagne, è naturale volersi bene, da Gruppo Dopla, innovazione sostenibile per il consumo responsabile, e da Alimentazione dedicata Molino Spadoni, porta il benessere in tavola. Carrefour crea la centrale d'acquisto Eureka. Ins Mercato acquisisce 54 punti vendita Dico. Scarpe e Scarpe passa ufficialmente a Pillarstone. High Capital rileva il drugstore Saponi e Profumi. Gruppo Coswell chiude il 2021 a più 10,93%. Buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con il TGDO, il notiziario della distribuzione moderna disponibile sui canali di Edizioni DM e dell'emittente Giornale Radio. Vediamo insieme anche questa settimana quali sono stati i principali avvenimenti nel mondo del retail e del largo consumo. Si chiamerà Eureka la nuova centrale d'acquisto che Carrefour si prepara a varare per gestire le negoziazioni commerciali nei suoi sei maggiori mercati europei: Francia, Spagna, Italia, Belgio, Romania e Polonia. Eureka avrà il compito di trattare solo con l'industria di marca e con le multinazionali, operando sui contratti internazionali. Attraverso la nuova organizzazione, il gruppo mira a personalizzare i propri acquisti e i propri rapporti con le maggiori realtà industriali e a porre fine alle logiche delle centrali formate da concorrenti. Ins Mercato acquisirà il controllo di 54 punti vendita Dico e il relativo ramo d'azienda in Lazio, Toscana, Umbria e Marche, comprese le licenze, i contratti stipulati per l'esercizio dell'impresa e i contratti di lavoro con i dipendenti. L'operazione fa seguito a un'altra perfezionata dagli stessi soggetti nel mese di aprile del 2018, quando il discount di gruppo PAM si aggiudicò 61 supermercati Dico Tuo Di per 48 milioni di euro. Dopo l'omologa del concordato preventivo, Pillarstone Italia ha rilevato il 70% di Scarpe e Scarpe, che conta oggi 1.550 dipendenti e 137 negozi in 19 regioni d'Italia. L'azienda torinese riavvierà il progetto di sviluppo interrotto negli ultimi anni e il piano strategico sarà focalizzato sui 137 punti vendita residui dopo la chiusura di 17 negozi negli ultimi 2 anni. Il rilancio sarà orientato verso una razionalizzazione dell'offerta e sul miglioramento dell'esperienza del cliente, anche attraverso una diversificazione delle merceologie, con l'obiettivo di riportare i volumi di vendita e la marginalità ai livelli ante pandemia, con un target di fatturato di 260 milioni di euro. È in vista anche un accordo con Pitarosso. Dopo Acqua e Sapone, altri drugstore passano nelle mani di High Capital, società di investimenti con quartier generale a Miami, in Florida. La società, infatti, ha acquisito il controllo esclusivo di Quattro, azienda sarda a responsabilità limitata a cui fanno capo le insegne Saponi e Profumi e Je Suis Profumerie. La catena, che dà lavoro a più di 300 persone, si caratterizza per una scala prezzi molto interessante e competitiva, corroborata da volantini settimanali, frequenti promozioni e una fidelity card attiva al momento su una parte della rete. Nonostante la pandemia, Gruppo Coswell continua a testimoniare la solidità del proprio assetto. Nel 2021, infatti, il fatturato complessivo è cresciuto del 10,93%, superando i 174 milioni di euro, dato che ha permesso di fronteggiare l'aumento dei costi sostenuti. Sono solo alcuni dei dati emersi dal bilancio di sostenibilità appena pubblicato dal gruppo specializzato in prodotti per la cura della casa e della persona. Dati che segnano la solidità del management e dell'impianto produttivo e che derivano dal lavoro che l'azienda sta compiendo verso sistemi di produzione e commercializzazione sempre più sostenibili. Anche per questa settimana è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima con il TGDO, il notiziario della distribuzione moderna. Grazie!
Questo TGDO è stato offerto da Spuma di Champagne, è naturale volersi bene, da Gruppo Dopla, innovazione sostenibile per il consumo responsabile, e da alimentazione dedicata a Molino Spadoni, porta il benessere in tavola.